Niente, eh? L'ora esatta è offerta da... il nostro desiderio più grande la felicità dei clienti Cascina la Presidenta vendita diretta carni di qualità con passione alleviamo il bestiame nell'azienda di famiglia mentre nei nostri laboratori esperti macellai preparano tutti i tipi di carne Cascina la Presidenta per riscoprire profumi e sapori piatti pronti tipicità eccellenze e tante specialità come gli agnolotti fatti con antica ricetta Cascina la Presidenta vendita diretta carni in Valle San Bartolomeo ad Alessandria e per le vostre grigliate salamini salsicce e tanto altro di nostra produzione. Ben ritrovato a voi tutti con l'informazione. Domani mattina iniziano gli esami di Stato per gli oltre 2447 studenti di tutta la provincia di Alessandria. Di questi quattro sono quelli che affronteranno le prove in carcere. Lo ha reso noto l'ufficio scolastico provinciale il quale... Ha anche evidenziato che i maturandi sono qualche unità in meno rispetto allo scorso anno. Si entra in aula alle 8.30 per sostenere la prima prova scritta, alla quale seguirà giovedì la seconda e lunedì 22 giugno la terza, naturalmente diversa per licei e istituti tecnici. Successivamente sarà fissato il calendario per le prove tecnico-pratiche e poi gli esami orali. Naturalmente un in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Continua la polemica in Piemonte per l'arrivo di nuovi profughi. Sull'argomento è intervenuto il presidente della regione, Sergio Chiamparino, il quale nel tornare a riproporre le caserme militari come centri di accoglienza ha anche dichiarato la scelta della Francia di vietare nuovi ingressi di migranti è egoista e chiusa i limiti della spudoratezza. Carlotta Rocci. Un gruppo di profughi si è radunato davanti alla questura di Verbania. Un altro ha organizzato una protesta davanti al comando della Polizia Municipale di Castellamonte. Chiedono tutti la stessa cosa: la possibilità di ottenere documenti e tessera sanitaria per poter proseguire nel loro viaggio che non doveva fermarsi in Italia. C'è ancora il tema degli sbarchi, in cima all'agenda della nostra regione che, a migliaia di chilometri da Lampedusa e Pozzallo, accoglie profughi e disperati. Molti si accalcano alle frontiere, vogliono andare altrove, ma si trovano di fronte ad un'Europa che sembra aver dimenticato. Gli accordi di Schengen ha il significato stesso di comunità Europea. La prima ad alzare le barricate per impedire l'ingresso dei profughi sul territorio nazionale è la Francia. L'atteggiamento della Francia mi sembra egoista e chiuso ai limiti della spudoratezza. Considera Schengen all'esatto opposto dello spirito con cui è nato, afferma il Presidente della Regione Piemonte e della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, a margini della presentazione delle giornate piemontesi all'Expo. Chiamparino che nelle prossime ore incontra Alfano torna a proporre le caserme come centri di prima accoglienza e invita le regioni a dire all'Europa un messaggio forte e unito chiamparino vuole verificare con il titolare del Viminale anche il monitoraggio regione per regione perché dice chiamparino il piano di accoglienza ha senso solo se va avanti con equilibrio sono terminate a torino le udienze preliminari per il cosiddetto ermite bis gli avvocati Difensori di Stefan Schmidaini, Guido Carlo Alleva e Astolfo Di Amato hanno ancora una volta ribadito che non si può giudicare un uomo due volte per lo stesso reato, appellandosi al in idem, un principio fortemente criticato dai pubblici ministeri Raffaele Guariniello e Gianfranco Colace, i quali, nella loro lunghissima replica della scorsa settimana, hanno invece contestato al magnate svizzero una precisa responsabilità nei confronti delle 258 persone sono morte a causa del mesotelioma in seguito all'amianto inalato negli stabilimenti Eternit di tutta Italia. Adesso spetta al Gup Federica Barbieri che si pronuncerà il 14 luglio decidere se rinviare o meno a giudizio Schmidaini e processarlo per omicidio volontario. Grande impressione in tutta Italia il canile lager di Tagliolo Monferrato dove dopo una segnalazione anonima sono stati ritrovati 16 cani ormai mummificati all'interno di alcuni box e altri 4 cani e un gatto dentro al congelatore. Le indagini continuano per accertare le cause della morte degli animali e per formulare le accuse nei confronti dei responsabili di tanto orrore. Ci racconta questa storia veramente assurda Bruno Mattana. Mentre la sconcertante vicenda avvenuta alla ribalta ieri del canile lager collegato al ristorante pizzeria rondinaria di Tagliolo Monferrato sta suscitando grande scalpore anche a livello nazionale, i carabinieri di Ovada e gli altri inquirenti stanno procedendo negli accertamenti e con gli atti per la formulazione complessiva dei reati commessi. La vicenda dei cani lasciati morire di fame prigionieri nei loro box da chi invece avrebbe dovuto accudirli con amore, scuote davvero i sentimenti di tutte le persone e non solo di quelli che amano gli animali. Ricordiamo brevemente la storia: 16 cani rinvenuti ormai mummificati dentro quei box esternamente attorniati da erba alta, altri 4 più un gatto rinvenuti invece in un freezer situato all'esterno della pizzeria, congelati assieme a del cibo in parte avariato. Responsabile di tutto sarebbe Gabriele Locci, 45 anni, titolare della pizzeria che tra l'altro da qualche tempo era chiusa in quanto interessata da sfratto. I volontari del canile municipale di Ovada con le guardie zoofile dell'EMPA hanno salvato quattro cani che avevano qualche spazio in più a disposizione, tre setter e un beagle. Ora la rondinaria, situata ai margini dell'area industriale della caraffa, dopo il trambusto di ieri c'è silenzio. Non è escluso comunque un intervento dei NAS. Per un sopralluogo esecutivo, su quanto ancora c'è e può essere oggetto di valutazione nei locali della pizzeria. È anche prevista l'autopsia per i corpi degli animali trovati nel congelatore, tutti elementi e riscontri da acquisire per definire le cause della morte e procedere poi alla formulazione definitiva delle accuse nei confronti dei responsabili. Potrebbe esserci la mano dell'andrangheta, la mafia calabrese dietro al sistema illecito di smaltimento di rifiuti in ex cave del Tortonese scoperto dai carabinieri e della guardia di finanza. Franco Capone. Che il Tortonese sia un satellite dell'andrangheta, la mafia calabrese non è più una novità. Dopo i numerosi arresti effettuati dai carabinieri rossi e dalla squadra mobile da quest'uomo di Alessandria, di personaggi legati all'organizzazione mafiosa, quotidianamente emerge da indagini parallele attualmente in corso la partecipazione diretta e qualche volta anche indiretta di personaggi al di sopra di ogni sospetto in odore di indrangheta. L'inchiesta sui rifiuti di terra internati in cave e terreni agricoli della Valle Scrivia ha poi permesso di scoprire legami fra le varie endrine ed alcune aziende coinvolte nel traffico illecito nel settore del riciclaggio e dei recuperi inerti. Ma negli atti dei magistrati non c'è solo il sequestro di questo o di quell'azienda, come la SAP di Spinetta Marengo, specializzata in servizi ambientali, che fa capo a Valerio Bonanno. Ora che il mosaico man mano si compone vengono alla luce nuovi episodi e nuovi collegamenti. Bonanno, quattro anni fa, venne indagato dalla Guardia di Finanza per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni che poi risultarono inesistenti. In combina con la società Ariate Santi di Nizza Monferrato. L'azienda Monferrina, venne accertato, aveva contatti d'affari con la mafia calabrese di modo particolare con Carmine Giuseppe Verterame, condannato dai giudici al Tribunale di Torino per associazione mafiosa. Verterame, uomo di rispetto della famiglia calabrese, pare che in passato abbia avuto rapporti commerciali con un altro noto imprenditore calabrese, residente nel Tortonese, Francesco Roberto, finito nei guai nei giorni scorsi e ora gli arresti domiciliari nell'operazione denominata Triangolo, compiuta dai carabinieri, guardia forestale e fiamme gialle in tutto il Tortonese. Gli investigatori, nel tentativo di fare piena luce sulla vicenda, sono andati a scovare, fra le commesse di lavoro, una serie di appalti inerenti alla costruzione della strada provinciale 35 Terra tra Novi Ligure e Seravalle e Scrivia, dove emerge che la SAP, Servizi Ambientali Spinetta Marengo, abbia avuto rapporti collaborativi con la nuova Trasporti SRL, azienda posta sotto sequestro dal GP Torino e conducibile a Carmine Verterame e gestita dal padre Giuseppe. Un triangolo che più l'indagine va avanti sta diventando un cerchio che si stringe attorno ai componenti già indagati per sospetta associazione di stampo mafioso. Una pattuglia della Polizia Stradale di Alessandria in servizio lungo la A21 La Torino-Piacenza ha bloccato fra Tortona e Voghera una Citroen con a bordo un bulgaro di 28 anni senza fissa dimora e un albanese di 32 residente a Cuneo. Da una perquisizione effettuata Sull'auto i poliziotti della sottosezione di San Michele di Alessandria hanno trovato sotto il sedile anteriore della vettura due pistoli calibro 7,62 di fabbricazione bulgara con caricatori pieni di munizioni di dubbia provenienza. Inoltre i due sono stati trovati in possesso di un navigatore GPS autoalimentato. Dopo un'interrogazione alla centrale di polizia sono risultati pluri e quindi arrestati. La Guardia di Finanza di Tortone, invece, a conclusione di una verifica fiscale, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria un commercialista amministratore unico di una SRL tortonese operante nel settore dell'elaborazione di dati contabili. Le fiamme gialle hanno individuato 8 lavoratori, i quali invece di effettuare quattro ore al giorno come indicato nel loro contratto, in realtà ne facevano il doppio. Altri due dipendenti invece sono risultati lavoratori in nero. Oltre a una multa di quasi 30.000 euro per il commercialista è scattato anche il sequestro preventivo con la, con la confisca dei beni pari a 70.000 euro. Perizia psichiatrica per i due tortonesi accusati di aver ucciso un imprenditore di Gavi. L'ha ordinata la Corte d'Assise su richiesta dei difensori degli imputati. L'esperto riferirà in aula il 22 settembre alla ripresa del dibattimento. Emma Camagna. Hanno problemi psichiatrici Alessandro Loiacono, 34 anni, rottamaio di Pontecurone e Antonio De Filippi, 50, Tortona, suo amico e collaboratore, in assise per l'uccisione di Franco Domenico Belsito, il 52enne di Gavi rinvenuto cadavere ferrato nel bagagliaio di un'auto la sera del 28 novembre 2013. A spiegarli alla Corte Maurizio Marasco, esperto di criminologia, Roma e Carlo Rugo, Alessandria, Psichiatra e psicoterapeuta, che per Piero Monti e Vittorio Gatti, legali degli imputati, li hanno esaminati con attenzione. Lo Iacono è affetto da disturbo post-traumatico da stress dovuto alla situazione in cui si trovava dopo che Bersito, il quale pretendeva la maggioranza delle azioni di una società che il Rottamaio stava costituendo, aveva rivolto pesanti minacce alla figlia neonata. È un uomo chiuso introverso dalla persona nevrotica, ansioso, fin dall'adolescenza, depresso. Ha sottolineato poi il perito che non sa ricostruire gli eventi, i movimenti sono rallentati, è compromessa la capacità di volere. Non sta meglio De, De Filippi, Filippi che non partecipò all'aggressione ma occultò il cadavere nell'auto, stando a rugo la sua capacità di intendere è solo parziale, per patologie da ricercarsi anche in una difficile infanzia e problemi legati alla sfera affettiva che lo hanno reso invalido al 70%, ha un disturbo ossessivo di personalità. Amico di Loyaco non gli era grato per avergli dato una possibilità di lavoro, essendo disoccupato, e ha agito come in stato di dipendenza da lui. Di qui la richiesta di perizia psichiatrica avanzata da Monti e Gatti è accolta dalla Corte. Cambiamo argomento, si intitola Storia al femminile dei Ducati di Mantova e del Monferrato. È il volume di Carlo Ferraris che è stato presentato nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dove per noi c'era De De Vinci. Si è tenuto presso la sala conferenze del Broletto di Palazzo Unvetus, la sede della Fondazione Cassa per Risparmio di Alessandria, la presentazione del libro dedicato alla storia delle donne del Ducato di Mantova e Monferrato. Come ha dichiarato il presidente della Fondazione Cral, Pierangelo Taverna, abbiamo accolto molto volentieri la proposta di presentare a Palazzo Unvetus questa nuova pubblicazione curata dal circolo i marchesi del Monferrato. Il libro di Carlo Ferraris, Storia al femminile dei ducati di Mantova e di Monferrato, Le donne dei Gonzaga e Gonzaga Nevers da Federico II a Ferdinando Carlo, è stato curato dal professor Roberto Maestri. Un nuovo modo di vedere la storia, la storia dell'epoca gonzagesca è una storia che purtroppo è stata raccontata quasi sempre solo per fatti di guerra. È il periodo delle grandi guerre tra Francia e Spagna, degli assedi di Casale e di Manzonian Memoria, ripresi poi anche da Umberto Eco. E invece, noi abbiamo pensato che era giusto vedere anche un'altra faccia della medaglia, no? il retro della medaglia, che è forse anche più interessante, più spettacolare sotto certi punti di vista, e quindi di riprendere questa tradizione che vuole il Monferrato, governato. Sotto traccia più dalle donne che dai uomini, queste donne che sono sempre protagoniste nel bene e nel male del futuro del nostro territorio e dove c'è di tutto, ci sono questi matrimoni che non danno frutti, non danno discendenza, ci sono amanti che danno dei figli che non potranno essere legittimati, è una storia molto intrigante. Una storia molto intricata che potrebbe essere addirittura una sceneggiatura di un film, eh? il Monferrato come Camelot. Non so. Assolutamente, infatti io devo dire che certe volte si prova un po' di disappunto nel vedere alla televisione telenovelas che vengono completamente inventate quando basterebbe appunto aprire un libro, prendere un capitolo qualsiasi ricordare. Una, una grande storia, attenzione, che è una storia non solo di letti, ma è una storia anche di grandi artisti che vivono in queste corti. Ecco qui mi piace ricordare che Mantova nel 600 diventa un polo d'attrazione dei grandi artisti dell'epoca, quindi gli artisti fiamminghi e non solo, che vengono. Il primo futiziano nel 500 la collezione d'arte di Mantova fu una collezione che poi dopo il sacco delle che fu dispersa in tutte le corti europee. quindi c'è una grande e impressionante cultura che arriva di riflesso anche qui in Monferrato e forse questa storia andrebbe un attimo ripresa, conosciuta un pochino meglio e non vista solo come una dominazione esterna, quella dei mantovani. Restiamo dentro la storia alla fine del 1600 perché è proprio a quell'epoca che appartiene la statua linea della Madonna Assunta che è tornata nella sua collocazione originaria di Santa Maria di Castello ad Alessandria. È stata una cerimonia sentita quella che ha riconsegnato alla Chiesa di Santa Maria di Castello ad Alessandria la sua grande statua della Madonna Assunta, opera di uno scultore lombardo alla fine del Seicento. Si tratta di un'opera d'arte contraddistinta soprattutto dalla sua policromia, raffiguranti alla base i volti di tre putti che fuoriescono dalle nuvole e di due angeli vestiti in abito colororo che accarezzano i piedi e le gambe della Madonna, la quale, con il volto e le braccia tese, guarda verso l'alto. L'opera Ligna, dopo un restauro di alcuni mesi, è tornata nella sua collocazione naturale grazie all'interessamento della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell'Alessandrino, attiva in città dal 1997, che ha finanziato i lavori. Nutrito il programma organizzato per l'occasione da parte del Presidente della Consulta, Pier Giacomo Guala, e dal Parroco di Santa Maria di Castello, Don Valerio Bersano. Sono stati loro ad aprire gli interventi introduttivi, seguiti dalle considerazioni del Consiglio. Del diacono Luciano Orsini, delegato vescovile e direttore dell'ufficio Beni Culturali della diocesi di Alessandria, e dalle parole di Eugenio Gritti, titolare della ditta che ha eseguito il restauro, e di Giorgio Careddu, funzionario della soprintendenza per i beni storici e artistici del Piemonte. È stata poi la volta di Fulvio Cervini, docente di storia dell'arte medievale presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università di Firenze, che ha affrontato il tema dell'oro di Alessandria. Nuove luci sulla scultura lignea dal gotico al barocco. Infine a concludere la giornata l'intervento di Monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria. Sono particolarmente lieto di questa buona notizia che possiamo dare alla città, ha commentato il presidente della Consulta Pier Giacomo Guala. L'impegno costante dei nostri soci ci ha consentito di raggiungere questo nuovo traguardo concreto. Mentre sono in esecuzione altri importanti lavori che dovrebbero consentire di concludere il nostro intervento anche in favore della chiesa di San Giovannino in corso Roma. Occhio ai furti e agli scippi in stazione. Sentite questi tre minuti con che ha curato come sempre Maurizio Silvestri. Allora, oggi questi tre minuti li dedichiamo qui, dalla stazione ferroviaria di Alessandria, per parlare di una bellissima iniziativa che dice Stai attento, fai la differenza. E grazie all'ispettore Cucu, che è sempre disponibile con noi, parliamo di questo argomento. Vieni, Fabrizio. Allora, ispettore, intanto buongiorno. Buongiorno, ispettore, grazie per la sua sempre disponibilità. Allora, ho visto questi manifesti che dice Stai attento, fai la differenza. Di cosa si parla? Sì, è la nuova campagna di sensibilizzazione da parte della Polizia Ferroviaria e delle Ferrovie dello Stato per eh, fare in modo che i viaggiatori stiano attenti sia nelle stazioni che a bordo dei, dei convogli ferroviari. Tra l'altro quest'anno anche col discorso Expo abbiamo tantissimi viaggiatori in, in più e, e ovviamente aumentano in qualche modo anche i malintenzionati che cercano di rubare i bagagli, i portafogli, soprattutto smartphone eh, ai viaggiatori. Sì, una delle, delle questioni soprattutto è nelle fermate dei, dei convogli, quindi ormai quando i viaggiatori salgono a bordo del treno si sente per fortuna a loro agio e quindi lasciano sui tavolini smartphone, tablet nelle fermate de, de, delle stazioni salgono questi malintenzionati molto velocemente e prendono, arraffano tutto ciò che possono dai, dai tavolini e scendono immediatamente dal treno hanno una velocità, sono molto abili però come ci eravamo detti quell'altra quell volta non abbiamo degli arseni Lupin in stazione ma siamo noi che siamo particolarmente distratti soprattutto quando parliamo ad esempio al telefono e ci dimentichiamo del bagaglio che abbiamo accanto. Quindi sempre occhio al bagaglio, perché purtroppo è, adesso è un periodo così, però diciamolo, quando poi questi vengono presi con le mani nel sacco, proprio, cosa ci si fa? Ma eh, noi ovviamente se li troviamo in fragranza li arrestiamo. Poi eh, chiaramente ci sono tutta una serie di benefici di legge, quindi inutile dire che purtroppo molte volte capita che questi soggetti ritornino presto in, in libertà. Però sicuramente il cittadino non si deve scoraggiare, quindi denunciare sicuramente il fatto. Però la, la parte più importante è proprio la prevenzione, quindi essere noi custodi dei nostri, dei nostri oggetti. Quindi quando uno arriva con stazione col suo bagaglio, la sua valigia, cosa deve fare. Beh, innanzitutto guardarsi bene attorno, se va alle biglietterie sell Service, se avesse il denaro in contante sarebbe meglio in modo tale a non far vedere dove uno poi colloca il portafoglio. Se nel momento in cui, ad esempio, parliamo al cellulare, fare sempre attenzione ai nostri bagagli, non mettere, ad esempio, smartphone, altri oggetti di valore in tasche esterne, soprattutto per i ragazzi negli zaini, nelle tasche esterne, perché appena salgono sul treno, si distraggono un attimo, il borsetto Fa abbastanza in fretta a rubargli il, il portafoglio o il cellulare. Diffidare tra l'altro da quelli che arrivano anche col cartello per chiedere l'elemosina perché quella è un'azione di disturbo, quindi molte volte mettono il cartello davanti tra noi e i nostri oggetti e poi asportano l'oggetto. Oppure anche chi ci viene a chiedere l'informazione, in quel caso guardarsi bene che non sia un pretesto per poi asportarci magari il bagaglio che abbiamo di fianco. Ispettore, io non so come ringraziarla Ispettore per sempre la sua disponibilità. Grazie ancora, Ispettore. Con voi ci vediamo i prossimi tre minuti. Grazie. E noi invece continuiamo tra poco con la pagina sportiva che ha curato Gianluca Ardiani. In attesa di conoscere i primi acquisti dell'Alessandria Calcio per la prossima stagione, la società grigia ha annunciato il rinnovo del contratto con due giocatori già in rosa, che saranno quindi a disposizione del nuovo tecnico Scienza anche nel campionato 2015-2016. Si tratta di Alex Sirri che ha firmato un contratto biennale di Ferdinando Vito Francesco, per lui accordo fino al giugno del prossimo anno. Tra poco invece ci occuperemo di basket con la presentazione della 24 ore di Borgo Rovereto. La manifestazione che festeggia quest'anno la decima edizione si svolgerà sabato e domenica presso l'area Garavelli di Alessandria poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.